Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Parte da oggi dunque un lungo ponte dell'Immacolata che per la città di Arezzo significa davvero il tutto esaurito. Oggi una folla come non mai attratta dalla città del Natale. Che atmosfera si respira? Di festa, dopo tanto tempo, anche un po' di festa fa bene. La città del Natale continua ad incantare, inizia oggi infatti un lungo fine settimana da tutto esaurito ad Arezzo. Natale per me è una cosa bellissima, perché tutto dove c'è luce va bene. Dalla Fortezza delle Meraviglie ai mercatini tradizionali, dal villaggio tirolese alla ruota panoramica, il mondo fiabesco del Natale aretino continua così a richiamare turisti italiani, ma anche qualche straniero. Centro-sud direi che è il punto focale di questi turisti, però dopo vediamo anche qualche tedesco. Qualche europeo lo vediamo, diciamo. Fantastico com'è, come funziona, come è organizzato e la gente che viene da tutta Italia. Una bella cartolina per la città. Molto. La manifestazione così comincia a fare i primi conti. Noi ci basiamo sulle presenze alberghiere e sul valore che gli studi sia di Banca d'Italia che del CNR attribuiscono ad ogni turista che dorme in una città. Abbiamo calcolato circa 60.000 presenze nell'anno precedente, nel periodo della città del Natale, attribuendo il valore che medio, stando sul basso, che danno questi studi di 100 euro per ogni testa, fate bene i conti, sono 6 milioni di euro che girano in città solo per quelli che vengono a dormire. Le strutture ricettive sono occupate al 95%, mentre sfiori il 70% all'extra ricettivo. Insomma, numeri importanti. Resta però un retrogusto amaro per gli albergatori. Il rischio è che per loro quest'anno dei record serva solo a coprire le spese. Purtroppo questo è il tasto negativo di quest'anno. Abbiamo avuto un'impennata incredibile, specialmente in estate, delle bollette. Ora un attimino si sono un po' ridotte, ma più che altro a cosa è dovuto? Alla stagione mite, che ci sta aiutando veramente tanto, non sta venendo ancora quel freddo veramente tosto che ci potrebbe far male, e anche a tanti piccoli accorgimenti che tutti noi albergatori abbiamo adottato per cercare di ridurre un attimino i consumi. Sono partite le iniziative del Natale di Stelle anche a Cortona. In questo lungo weekend dell'Immacolata sono tornati i proiettori del videomapping a regalare grandi emozioni. Gli spettacoli sono previsti tutti i giorni fino a sabato 10 dicembre alle 18 in Piazza della Repubblica. Domani alle 15 in Piazza Garibaldi, appuntamento con Christmas Lab, i laboratori dedicati ai bambini, mentre sabato 10 dicembre un appuntamento davvero insolito alle 11 al Parco Emanuele Petri di Camucia, allo Sheepdog Day con Mattia Monacchini. Ci saranno dei border collie con greggi di pecore e capre. Venerdì 16 dicembre invece torna un nuovo sciopero del trasporto pubblico. I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa dello sciopero di 4 ore indetto dai sindacati CGIL e UIL per Arezzo. Lo stop, o perlomeno i disagi, possono avvenire nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30. Una bella notizia, perlomeno per il fortunato vincitore di 100.000 euro con il gioco a premi 100X, che dopo aver capito che c'era stata questa bella vincita, per ringraziare le due bariste, gli ha fatto pervenire un mazzo di fiori e due collanine d'oro. A Giusy e Fede, grazie. Questo appunto il messaggio che le due ragazze che lavorano al bar 40 metri quadri, che si trova in via Sette Ponti ad Arezzo, hanno ricevuto. Parliamo adesso invece di rischio idraulico. C'è una proposta per mitigare appunto il rischio nel 2023 che arriva dal Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno. I cambiamenti climatici mettono a dura prova i nostri territori, lo abbiamo visto a più riprese. L'attività del Consorzio di Bonifica è un'attività preziosa per la manutenzione ordinaria dei nostri corsi d'acqua. Proprio in questo periodo abbiamo sviluppato insieme agli amministratori locali il piano delle attività per il 2023, un piano delle attività ricco e attento alle esigenze del territorio. Purtroppo però abbiamo visto che in tanti casi l'attività del consorzio non è sufficiente,
perché troppo spesso c'è bisogno di nuove opere o di opere straordinarie per riportare i nostri territori a un livello di sicurezza e di resilienza maggiori. E abbiamo spesso constatato che scelte non troppo oculate in passato, soprattutto in termini urbanistici, oggi rendono questi territori estremamente fragili. C'è bisogno quindi di una visione politica nuova, di scelte coraggiose e di risorse, perché il territorio del nostro comprensorio sia sempre più resiliente e sicuro per i cittadini. Il sindaco di Castiglionfibocchi, Marco Ermini, e il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni del Prato Magno, eletto dall'intero consiglio dell'ente nella seduta dello scorso 30 novembre, entrerà in carica a partire da domani per 20 mesi. Una grande responsabilità, ha detto, in un momento difficile ma allo stesso tempo strategico di questa legislatura. Rimaniamo in Val d'Arno e in particolar modo a Pieve, a Presciano, perché c'è un nuovo spazio polivalente. Una nuova struttura polivalente a Pieve a Presciano, realizzata in sostituzione della vecchia scuola ormai da tempo dismessa. Si tratta di un progetto già finanziato all'interno della convenzione che il comune di Pergine e Laterina sta stipulando con il Ministero. Questa scuola verrà totalmente demolita, verrà portata più avanti sul fronte strada in modo che si abbia anche un ingresso a piano terra. Ci verranno riportati ovviamente gli ambulatori medici, verrà realizzata più piano superiore una cucina pubblica e oltre ad una sala polivalente ad uso e consumo dei cittadini, delle associazioni, magari anche per poter fare una ginnastica dolce per i nostri cittadini più anziani. Quindi è un progetto che porterà di nuovo la nostra polivalente a rappresentare un centro di aggregazione sociale per il paese di Pieve a Presciano. E dopo il progetto per la costruzione di una struttura polivalente arrivano a Pieve a Presciano anche i progetti di riqualifica per le due piazze del paese. Avevano una pavimentazione storica in pietra che poi è stata tolta con le successive modificazioni anche dei sottoservizi, verranno ripristinate in pietra con un disegno storico. Si tratta della piazzetta Serristori e della piazza di Jacopo Ghezzi, quindi daranno di nuovo una caratteristica storica a questo borgo che, ricordiamolo, è un borgo antichissimo che fa parte appunto del comune di Laterina Pergine Val d'Arno. E adesso siamo invece alla pagina della cultura, che iniziamo con il bellissimo concerto che ha dato il via alla stagione concertistica di Arezzo al Teatro Petrarca con il maestro Renzetti. È ripartita dal maestro Donato Renzetti la stagione concertistica aretina 2022-2023, promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo e il Comune per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Dopo il grande successo della prima all'Auditorium Guido d'Arezzo, l'appuntamento è stato con il concerto di Natale al Teatro Petrarca dell'Orchestra della Toscana, diretta appunto dal maestro Donato Renzetti. Sul palcoscenico un programma che corrisponde ad una gioiosa festa dell'ascolto con due grandi capolavori. Abbiamo due sinfonie di due grandissimi autori, Mendelssohn e Beethoven. E la prima è l'italiana. Perché si chiama italiana? Perché Mendelssohn fece un viaggio in Italia e rimase molto impressionato del nostro folklore, tant'è vero che l'opera sinfonia finisce con un saltarello, una specie di tarantella. E il secondo tempo in particolare, perché lui fu impressionato da un funerale a Napoli, questi cavalli, si usavano i cavalli con i pennacchi, e scrisse questo adagio vedendo proprio il caro funerale che poi scomparve dietro una strada. Quindi un poema sinfonico, tra virgolette, sull'Italia. La seconda è una sinfonia particolare delle nove sinfonie di Beethoven, perché è l'unica che non ha una storia precisa, ma è, diciamo, come lo diceva Wagner, l'apoteosi della danza. Sentiremo dei ritmi di danza, si può ballare, essendo vicino al Capodanno e Natale. È un augurio che il nuovo anno porti sempre cose nuove, belle e soprattutto di cultura.
Alla musica, alla tragedia greca, si intitola La giustizia in scena, diritto e potere in Eschilo e Sofocle, il nuovo ultimo libro di Emanuele Stolfi che è stato presentato ad Arezzo. Rispetto a tanta superficialità, tanti stereotipi oggi dominanti, credo che rileggere i classici, questo tipo di classici, i tragici antichi, i filosofi antichi, sia un'esperienza straordinariamente formativa. Le opere di Eschilo, Sofocle e Euripide riescono a sollevare ancora oggi questioni con cui dobbiamo misurarci come uomini e come cittadini. Ad interrogarsi ed interrogare sulla questione è così Emanuele Stolfi, docente dell'Università di Siena, nel suo ultimo libro. È un libro questo che io ho definito per molti, non per tutti, ma per molti, La giustizia in scena, un rapporto fra la tragedia greca e il teatro, cioè fra il teatro e il tribunale, fra il teatro e il diritto, fra l'attore, che in greco è l'ipocrites, e l'oratore, che è il rhetor. Non dobbiamo cercare l'attualità a tutti i costi nei testi degli antichi, dobbiamo cercare degli strumenti per pensare criticamente, per pensare in libertà con la nostra testa, per saperci porre le questioni prima ancora di trovare le domande. Io questo credo che la tragedia greca del V secolo a.C. ancora possa dare al giurista di oggi, al cittadino di oggi. C'è una griglia di problemi, di questioni sulle quali riflettere, che sono le grandi questioni della convivenza umana. E c'è un altro concerto di Natale che torna dopo 2 anni di stop, è quello della banda La Tramontana. Siamo a San Giustino Valdarno e c'è la sede della Tramontana, che è una banda ormai conosciuta, molto famosa. Il 17 cosa farete? Il 17 la banda La Tramontana, come di consuetudine, farà il concerto di Natale, che riprendiamo quest'anno dopo 2 anni di inattività dovuta al Covid. Quindi quest'anno, come è tradizione a San Giustino, la banda sotto le feste di Natale fa questo concerto per il popolo di San Giustino e chi vorrà partecipare, presso la sede dell'MCL di San Giustino. Seguirà poi domenica il pranzo di Natale, come ormai è tradizione da decenni. Siete molto attivi, Sì, siamo molto attivi. Le ragazze hanno preparato tutti i balli, quindi vi aspettiamo numerosi a vedere il nostro concerto. Siete tutti invitati. Siamo alla pagina adesso invece dello sport, la notizia era ormai nell'aria, adesso è ufficiale, Samake Boubacar lascia l'Arezzo e si trasferisce in prestito al team Nuova Florida, sempre in Serie D. L'attaccante maliano, reduce da una stagione in doppia cifra con il Licata, in Amaranto non è riuscito a ripetersi. Per lui all'attivo 11 presenze in campionato, 4 da titolare, senza gol, e 2 in Coppa Italia con una rete segnata a Livorno. Sul giocatore c'erano anche altri club ma alla fine la scelta è appunto caduta sul team Nuova Florida. E adesso invece parliamo del successo che vale le finali di Coppa per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che ha superato per 66-64 l'Astosa Virtus Siena al Palaestra. Finalmente una gioia, un petalo di fiore si è staccato e ha detto sì, siamo a Cecina in finale, in semifinale. Quindi le prime 4 della Toscana, le prime 4 squadre della Toscana di Serie C, una bella soddisfazione, una squadra contro una squadra senese che è venuta qua con l'intenzione di vincere, con tutte le prerogative per vincere, però noi siamo stati più forti alla fine del Salmo e quindi li abbiamo dominati. No, beh, questo è un bel traguardo anche per la società da un punto di vista d'immagine, arrivare alle Final Four di Coppa Toscana. La cosa più che altro mi ha fatto piacere stasera è che siamo riusciti a mettere in campo tutti i giovani
anche ragazzi che non erano mai entrati in campo durante il campionato. E niente, siamo arrivati a questo traguardo, poi ora a gennaio vedremo, perché sarà un impegno tosto, perché saranno due partite ravvicinate in un momento della stagione un po' particolare, perché siamo dopo le vacanze di Natale, quindi però siamo contenti, stasera ho visto anche un buon atteggiamento da parte di tutti, quindi avanti così. Ora testa a Val di Sieve, che è altrettanto se non più importante. Il nostro presidente Mauro Castelli, stasera una bella boccata d'ossigeno contro una formazione che era venuta ad Arezzo per fare un unico boccone dei nostri ragazzi, quattro ragazzi praticamente in campo contemporaneamente, dimostrano ampiamente che il valore dei nostri giovani è veramente ad alti livelli e quindi ci sarà un futuro non solo per loro ma sicuramente per la SVA. Sì, giustamente se non si provano i ragazzi su queste partite al di fuori, diciamo, del campionato, quest'anno lo spazio è un po' difficile perché molte squadre dobbiamo giocarci punto a punto, quindi i ragazzi trovano sempre meno spazio. Oggi invece Marco ha dato molto spazio a questi ragazzi e devo dire che sono stati anche molto bravi. Ovviamente non sono quelli che devono fare 30 punti, però una partita un po' strana, un po', diciamo, sotto quello che è il vero valore di tutte e due le squadre. Siena sicuramente non aveva il dente avvelenato come in altre occasioni, però insomma è la seconda partita che vinciamo con Siena e questo ci fa onore e in casa fa molto piacere. È tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione, vi lascio con i nostri programmi. Arrivederci.